Ciao ragazzi, prima che cominci il video, una cosa al volo. So che questo format vi ricorderà quello di Maurizio Merluzzo sul doppiare la TV. La differenza è che io non ne voglio fare un format, casomai un video ogni tanto, e che mi concentrerò solo, spesso, sulla TV giapponese o su robe straniere. In realtà non è una roba che ha inventato Maurizio, è un esercizio che viene consigliato ai doppiatori di doppiare in tempo reale la TV mettendo muto. Quindi ci provo anch'io perché mi piace esercitarmi, buona visione. Vado con l'intro originale registrata qualche tempo fa. Ciao ragazzi, benvenuti nel canale RaveTube, dove si doppia, soprattutto si doppia quest'anno e si ride tanto. E lo faremo, abbiamo un ospite, ne avremo tanti, ma il primo che abbiamo è Samuele. Salve. E adesso io lo farò, ho abbastanza esperienza, vediamo come se la cava Samuele. Doppieremo, a random, una cosa che faremo molto spesso, la TV giapponese, cioè quello che ci viene in mente. Così, estemporaneo. Testiamoci. Let's go! Let's go. Eccoci tornati alle notizie giapponesi dal Giappone. Oggi in Giappone è successa una cosa molto giapponese e questo ha fatto infuriare i giapponesi. Sono un giapponese, questa cosa che è successa in Giappone ci ha turbati molto. Io ho una faccia da culo e i capelli, l'attaccatura si vede a due, sembro Vegeta di Dragon Ball, e guarda come parlo veloce, il coglione che mi doppia non sta più a sync. Abbiamo scoperto che i miei capelli sono un frutto del coronavirus. È una situazione del cazzo, perché io parlo, ma non capisco una sega, sì, perché, ecco, ci sono gli ideogrammi, e voi penserete, e siccome ho gli occhi a mandorla, e quindi io so leggere gli ideogrammi, no! Col cazzo, col cazzo, non ci capiamo, una minchia. Sì, andiamo a scuola! Ah, siamo negli Stati Uniti! Telefono, la macchina... Si guida... Si guida solo la macchina, Samuele! Samuele, what's going on in this town? I don't know. Allora, ecco, come avete visto dalle immagini, siamo comunisti. Scusi? Scusi, ministro giapponese, due parole, due parole, per favore. Non so. Non so che cazzo. Che cazzo. Ma che vuoi che ti dica? Io non lo so. Questa macchina si guida da sola e trova parcheggio da solo. Solo che per questa presentazione si è parcheggiata dentro l'auditorium. È una figura di merda, sì. Come vedete, il tessuto è molto buono. Adesso io fotto dentro tasca soldini. Non si fottono i No. soldini. No, no, non lo devi fare. Ti ho detto non lo fare. Non fottere i soldini, lascia questa. Lasciala. Che ne pensi? Allora, guarda, qui c'è una stella non è cometa. Questo No! non è un soldino. Non lo prendere. Non lo prendere. Non importa se non è un soldino. Non lo devi prendere. Tu sei una ladra di merda. Non mi interessa se è vintage. Può costare. Bene, torniamo a noi. Allora, io sono a presentare con una gnocca, da paura. Io sono la gnocca e sono da paura. Davvero tanta Io, paura. È sì. troppa paura. Mi sto cagando addosso. E basta però, eh. Dai, io sono anche una persona che pensa. Non mi cago solo addosso. E lui non mi piace. Adesso andiamo. Abbiamo, sì, E ma io adesso ti chiedo, cosa cazzo mi stai volendo dire? Io non capisco. Non... Parla. sì, allora, io sono giapponese e questo si evince dalle scritte sotto di me in sovraimpressione. Credevo fosse cinese. Sì, no, no, i cinesi sono la versione cinese dei giapponesi, no? Sì, sì, sono cinesi perché sono finti. Sei Ramma che ti trasformi? Io sì, ho cominciato da piccola a trasformarmi e cambiare sesso
Agevolmente, sì. E adesso ho la vagina. Sì, una vagina giapponese. Sì. E mi piace. E sì, no, perché, sai. E questo era un piccolo esperimento che integrerò ad altre clip, non solo con Samuele, così da rendere questo video molto, molto bello. Spero vi siate divertiti. Grazie. E poi non mi dite che sono solo ferrarista che ho il cappello McLaren, sono molto obiettivo Io io. sogno Ferraro, che cosa dovrei dire? Metti i sottotitoli qui. Fratello? Benvenuto al centro logistico di Lake Knot City, Sam. Prelievo di sangue attivato.